il programma di questa sera, appunto, dove io suonerò vibrafono e marimba e Mauro l'organo Hammond, sarà soprattutto, anzi, basato esclusivamente sugli standard americani. Gli standard sono quelle composizioni che sono tratte dal repertorio dei musical americani e sono sempre stati un veicolo di improvvisazione di tutti i musicisti di jazz della storia, della storia del jazz. All'interno di questo repertorio di canzoni, di standard, suoneremo anche due brani originali. Cioè, per brani originali cosa vuol dire? Sono brani che non sono tratti dal repertorio dei musical, ma sono brani scritti da grandi musicisti di jazz. Suoneremo A Night in Tunisia, una composizione molto famosa di Dizzy Gillespie, che aprirà il concerto, e poi verso la fine del programma suoneremo Four Brothers, che è un'altra composizione di un altro grandissimo musicista, arrangiatore jazz, che era Jimmy Giuffre, che aveva scritto questo brano per la big band di Woody Herman. Per cui, grosso modo, questo sarà il programma di questa sera. Allora, la marimba è uno strumento non tantissimo usato nel jazz, molto più usato il vibrafono, che sarà l'altro strumento che suonerò questa sera. La marimba è uno strumento con origini molto antiche, deriva da uno strumento africano che si chiama balafon, e a Mauro Costantini ci ha molto affascinato il fatto di unire questi strumenti, che sono soprattutto la marimba e l'organo Hammond, molto poco usati insieme nel jazz. Di più, il vibrafono e l'organo Hammond, che hanno avuto una storia un po' più lunga nel jazz, però non in duo. Ad esempio, c'è un album molto famoso di Miles Jackson e Jimmy Smith, che sono un grande vibrafonista e un grande organista, però che suonavano con una sezione ritmica, non in duo come faremo questa sera. L'improvvisazione è il lato più affascinante del jazz, e non è comune solamente al jazz, ma a tante altre musiche dei mondi sonori dell'uomo. E nel jazz, diciamo, è un dato molto importante. E è qualcosa di veramente magico, nel senso che è importante innanzitutto muoversi su composizioni che si prestino all'improvvisazione. E gli standard, cioè le composizioni che suoneremo questa sera, sono dei veicoli molto, molto efficaci, che funzionano molto bene a fini improvvisativi. E logicamente, per far sì che l'improvvisazione funzioni, bisogna trovare un partner affine con cui instaurare un discorso musicale, perché tutto ciò che nascerà, che ascolterete questa sera, nasce in maniera estemporanea. Ci basiamo su composizioni prestabilite, scritte, che hanno un tema, una struttura accordale scritta precedentemente, su cui però noi improvviseremo completamente, per cui faremo il tema come piacerà suonarlo a noi, suoneremo delle variazioni su queste strutture armoniche, sui temi, come piacerà farlo a noi, e cercheremo di interagire il più possibile io e Mauro in maniera estemporanea durante la serata. Logicamente, questo è il gioco dell'improvvisazione. Va detto che io nasco come pianista, pianista classico prima di tutto, e negli anni 80, quando ero un ragazzino, con una forte anche passione
per la musica rock, per il rock progressive in particolare, genere in cui l'organo Hammond è particolarmente veniva e tutto sommato viene ancora molto utilizzato. La passione, il mio legame con questo strumento parte da quel periodo lì. Era uno strumento inarrivabile per me, sia economicamente che come spazi, come insomma, uno strumento difficile anche da gestire. Ce ne sono molti in circolazione ancora adesso, forse è più facile trovarli ora che in quel periodo. Consideriamo che la produzione degli organi Hammond è terminata nel 75, quindi non se ne fanno più da allora, però ce ne sono forse più degli anni 80, se ne trovano molti. E dal rock il passaggio all'ascolto e poi alla pratica della musica jazz è stato un attimo, insomma, e l'organo nella musica jazz viene molto utilizzato perché è uno strumento di sintesi, nel senso che racchiude la funzione del basso e della parte di accompagnamento, quindi la funzione accordale, armonica, e la funzione lirica, o quindi di solista. E quindi è uno strumento che raggruppa più aspetti. Chiaramente il suo interesse è destato ed è dettato dal timbro, perché è uno strumento che va registrato, quindi usa molte componenti armoniche e ha una varietà di timbri molto ampia. E va detto che in realtà poi nasce come strumento liturgico, perché veniva usato nelle chiese all'inizio, dove non c'erano gli organi a canne, e essendo elettromeccanico, in una chiesa era molto facile da utilizzare e da portare. E quindi da lì poi è nato il mio interesse e la mia passione per questo strumento, legata alla passione per la musica jazz. E sintetizzando le due cose, sono arrivato al punto appunto di suonare questa musica con questo strumento, che io amo particolarmente. Il legame con Andrea ormai fa quasi impressione dire il tempo, perché sono quasi 40 anni di amicizia e di un legame profondo. Andrea, per quanto riguarda la musica in genere, in particolare il jazz, per me è musicista di riferimento, nel senso che lui praticava il jazz quando io non sapevo quasi nemmeno cosa fosse. E devo anche a lui questo orientamento in questa direzione. Quindi di fronte a un invito così interessante, soprattutto in un momento di ripresa dopo mesi di chiusura, di lockdown, anche come segno così di speranza e di apertura, mi è sembrato bello proporre qualcosa con un musicista col quale ho un legame particolare, che per me rappresenta proprio un riferimento artistico proprio. La motivazione della scelta di questo duo nasce da qui. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que se me provoca imensa dor. Un concerto raffinato e carico di energia per l'ultimo appuntamento della stagione di Teatro Estate al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Mercoledì 26 agosto, Bossa Nova e altre storie del Brasile. Questo è il titolo del concerto, che avrà per protagonisti la più grande interprete italiana di musica brasiliana, Barbara Casini, e il giovane ma già affermato pianista siciliano, Sebi Burgio.
Appuntamento alle 21 sul palcoscenico esterno del teatro. In caso di pioggia, come sempre, il concerto si terrà in sala grande.